Emergono i primi risultati dell'autopsia effettuata sui corpi di Kevin ed Emanuele. The New Stories. La tua informazione libera. Gli accertamenti forensi sui corpi hanno iniziato a gettare luce su una vicenda dai contorni oscuri e dolorosi, rivelando dettagli inquietanti su quanto accaduto. Secondo i primi risultati dell'autopsia, sembra che le peggiori ipotesi relative alle modalità della morte dei due giovani siano confermate. I corpi presentano segni evidenti di traumi fisici, nonché tracce di bruciature che testimoniano la crudele violenza subita. Questi dettagli sconcertanti rafforzano la teoria che la morte di Kevin e Emanuele sia stata il risultato di un rito di esorcismo estremo e distorto, durante il quale sarebbero stati sottoposti a sevizie e torture con l'intento di liberarli da presunte possessioni demoniache. La sorella 17enne dei due ragazzi, ora in carcere per la sua partecipazione al rito, ha fornito agli inquirenti descrizioni agghiaccianti degli strumenti utilizzati durante la pratica, tra cui ferri da camino e phon incandescenti, utilizzati per infliggere ustioni, e una padella impiegata come arma per colpire. Questi racconti offrono uno squarcio sulle dinamiche violente che hanno caratterizzato gli ultimi momenti di vita di Kevin ed Emanuele. Al momento, le esatte cause della morte dei due fratelli restano oggetto di indagine. Sebbene inizialmente si fosse ipotizzato che potessero essere deceduti per soffocamento o strangolamento, la presenza di una catena vicino al corpo di Kevin suggerisce che questo strumento potrebbe aver giocato un ruolo nel loro tragico destino. Ulteriori accertamenti sono in corso per fornire risposte definitive su come siano effettivamente morti i due giovani. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.